Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 53. Finì di guardare il video, decisi di preparare la cena. Est non era ancora tornata. Bah, non la capisco. Eccomi, sono tornata. Finalmente, ti davo per dispersa. Esagerato. Mi stavo preoccupando, cazzo. Tenerello. Ma che hai? Nulla, perché? Prima mi urli contro e te ne vai, e ora sei normale. Le passeggiate mi fanno tranquillizzare. Non posso rimanere col broncio. Non sono una bambina, eh. Sì, va bene. Che profumino. Che cosa stai preparando? Patate al forno con cosce di pollo. Oddio, le adoro. Vai a chiamare Sara. Qui è pronto. Va bene. La vidi salire le scale per andare a chiamare Sara. Sto pensando a quello che mi ha detto il capo. Povero, suo fratello è stato un coglione. E sto anche pensando alle parole di Est, che magari ho avuto un fratello ma io non ricordo. Magari mi drogavano, boh. Le vidi arrivare e così ci sedemmo a tavola e iniziammo a mangiare. Nessuno aprì bocca. C'era un silenzio abissale, quasi imbarazzante. Finito di mangiare, Sara andò in camera sua. Senti, Est, sì? Ti va di andare nella mia vecchia casa e cercare qualcosa riguardante il mio passato? Bravo, Teo. Ci sto. Domani mattina andiamo? Va bene, ma Sara? Andrà a scuola, per forza. Va bene. Vuoi che vada ad avvisarla io? No, tranquilla, vado io. Andai verso la camera di Sara, aprì la porta e andai da lei. Papi, che c'è? Nulla, piccola, ti volevo dire che domani andrai a scuola. Sì, che bello! Non ti ho mai vista così contenta per la scuola. Mi manca l'atmosfera scolastica e proverò a fare amicizia con i miei compagni di classe. Brava, piccola, ora dormi, mi raccomando. Buonanotte. Buonanotte, papi. Le diedi un bacio sulla fronte e uscii dalla stanza. Chiamai Est e andammo a dormire.